Mister Rolfo, mister, alla fine un po' di rammarico c'è perché in 10 siamo rimasti in gara fino alla fine, fino all'ultimo secondo. È chiaro che forse l'episodio decisivo è stato quell'espulsione e se vogliamo anche quel gol arrivato a 2 minuti dalla fine del primo tempo che ha rotto l'equilibrio. Già una signora squadra ha fatto valere il suo impatto fisico, oltre alle qualità tecniche. Noi abbiamo battuto colpo su colpo, cercando di fare quello che è nelle nostre corde. Potevamo fare meglio alcune cose nel primo tempo, sicuramente alcune gestioni di marcatura vanno migliorate, e vanno migliorate nell'esperienza dei singoli e oltre nella qualità di reparto o di lavoro nostro. E poi nel secondo tempo ci abbiamo messo qualcosa in più, un po' più di convinzione, un po' più bravi a aggredirli e a togliergli degli spazi. E si è visto, abbiamo preso più campo e poi sicuramente l'espulsione di Malik ci ha tolto comunque un giocatore in queste partite. Non puoi già 11 contro 11, non è semplice, quando un giocatore fai più fatica, però la squadra è rimasta in campo con grande motivazione, attenzione e spirito per provare a tutti i costi a rimettere almeno sul risultato di pareggio. Purtroppo non ci siamo riusciti e usciamo senza punti dal Mapei Stadium e ci rimettiamo a testa bassa a lavorare forte per quello che è la partita di oggi. Si è visto, mister, che quando arrivava la pressione nei punti giusti, come in occasione del nostro gol, si poteva recuperare palla e fare male. Forse è mancata quell'aggressività in alcuni momenti, si poteva ribaltare alcune volte l'azione, soprattutto nel primo tempo, perché qualche disimpegno della Reggiana poteva dare questa opportunità. Ma sì, però bisogna dire anche che la Reggiana ti toglie i tempi di aggressione, ha grande qualità, sono bravi a farlo. E noi nelle situazioni dove siamo riusciti a prendere riferimenti e togliergli lo spazio senza dover recuperare palla e ripartire, come nella situazione del gol. Nel secondo tempo l'abbiamo fatto con un po' più di cattiveria e determinazione, ma visto che il lupo non era così cattivo, ci siamo sciolti un po' di più. È un neo che dobbiamo imparare a crescere, a vedere quella fiducia e convinzione nei nostri mezzi per portare ancora più risultati di quelli che stiamo facendo.